Hello ragazzi, salve a tutti e benvenuti con questa nuova parte su Minecraft Qualche giorno fa abbiamo fatto una live in cui andavamo a recuperare qualche cosa dal nether Difatti come vedete abbiamo un po' più di glowstone che in teoria ci serve ma ce ne serve anche di più volendo Abbiamo un sacco di quarzo che ci servirà per finire soprattutto la torre degli iscritti Perché devo fare tutti i pavimenti e tutto così Qua abbiamo i blocchi di magma, abbiamo recuperato anche questi Mi avete detto... Che cuocendo la netherrack, per cui io direi che lo facciamo anche subito: prendiamo un bello stacchino di netherrack e lo cuociamo, si possono ottenere i brick block. Questi qua di, di mattoni, mattoni del Nether. Per cui, senza pensarci, eh, ne buttiamo un po' su. Fammi vedere cosa esce. Il mattone del Nether. Che okay, non è lo stesso. No, è lo stesso. Mattone del Nether. Ok, ma si, allora si crafterà probabilmente. Saranno tipo quei blocchi da 9 o da 4. Andiamo subito. Oh, oh, ok. Molto bene. Molto bene perché questo qua è un blocco che voglio assolutamente. Per cui, prendi su, tira dentro e via. Facciamone un po' perché, se no, l'idea originale era quella di demolire delle fortezze intere. Quindi. Non, forse non è meglio fare così, eh? Allora ci sono un po' di cose che vorrei fare in questa parte In primis in, in realtà io volevo fare una farm di enderman Dato che un paio di parti fa siamo andati nel nether Abbiamo sconfitto l'ender dragon Adesso abbiamo accessibilità all'end senza problemi Per cui volevo iniziare a fare una farm di enderman Che mi permettesse poi di farmare sia esperienza che ender pearl E poi magari in futuro anche andare a scoprire quel, quel mondo Il void Quello lì Il portale che è apparso Solo che poi ho pensato una cosa. Io eh, sono andato già a vedere come fare una farm di Enderman, una semplice farm a caduta che cadono gli Enderman, non muoiono e te con un cazzotto li ammazzi. E mi è sorto un dubbio come la voglio fare io sta farm di Enderman? Perché voglio dargli un design anche a sta cosa. E far un design a mo' di Enderman, appunto non mi sembrava così tanto carino. Insomma, cioè una cosa troppo banale. Per cui, se qualcuno di voi ha un consiglio su come fare la farm di Enderman. Ovviamente non tutto il sistema di uccisione e roba così, ma proprio un design bello da farsi attorno alla Fran di Enderman me lo dica. E ovviamente il design migliore potrà finire dentro la torre degli iscritti. Allora qua intanto come vedete ci sono le pecore che ho fatto riprodurre, te muori. Poi io purtroppo devo uccidere quelle che sono del colore sbagliato perché non so come cacchio sono entrate dentro. Maledette, schifose, cioè si sono accoppiate attraverso la terra, come hanno fatto? Teoricamente dovrebbero essere anche già tutte adulte. Sembra tipo di, di fare il tiro, tiro con l'arco, il cecchino. Allora, teoricamente dovrebbero essere la maggior parte adulte, però volevo più bianche anche magari, eh. E in modo che potevamo attivarla anche, sta farm. Cioè, in teoria si può già attivare, è già pronta. Ci sarà probabilmente da fare un sistema di separazione delle lane. O comunque un qualcosa che smisti le lane del colore, anche se non credo sia... Possibile a sto punto, no? Non penso. O forse sì, forse si può fare. Me la devo escogitare un po'. Perché mi avete anche consigliato di, al posto che mettere tutti quegli hopper, di fare. Eh, di far passare un carrello con un hopper dentro che raccogliesse tutta la lana. E me la voglio escogitare bene, ma penso che si possa fare. Però devo andare ancora più in giù, devo scavare ancora più in giù e fare un'altra stanza. Tranquilli me la escogito io. Allora, quello che voglio fare in questa parte. È un anticipo di quello che andremo a fare per le prossime parti. Ci, ci, ci portiamo un attimo avanti su quello che andrò a fare prossimamente. Perché una delle. Oddio, è crollato tutto. Oh, oh salve. Comunque quello che andremo a fare prossimamente sarà un porto perché mi avete detto Lanulf costruisce un porto e costruisce anche qualcosa in acqua naturalmente non vi andrò a dire che cosa ho deciso di costruire perché le idee sono state varie ma me ne è piaciuto uno in particolare di, di uno di voi ovviamente però non vi dirò che cosa lo vedrete innanzitutto pensiamo a costruire sto coso sto porto anzi vorrei tappare questa cosa questo porto sarà collegato da due parti la prima Viene da qua Ovvero facciamo un passaggio da là Che scenda tutto di qua Quindi che vada anche in mezzo alle montagne Mi piace un sacco che abbia le, tutte le, le pareti ai lati Per cui giù tutto Via fuori aria Permesso eccoci qua Ok e Poi molto probabilmente lì abbasserò un po' Comunque la renderò un po' più morbida come Come parete Adesso dobbiamo solo delineare un po' le forme Tra l'altro continuo a sentire una strega Ma anche da dentro il Da dentro il Senti, la senti? È sotto. Anche da dentro il magazzino. Sento i nemici io e, e non li voglio. Allora abbiamo innanzitutto sto coso. Lì poi andremo a collegare. Facciamo. To, facciamo da, da qua. Da qua facciamo una bella stradina abbastanza larga anche. Poi, come al solito, penso che i sentieri me li costruirò un po' io perché voglio. Ho bisogno di. di... Calma, con, con calma facciamo tutto. Oh, già che ci siamo, facciamo lo largo 4 e non se ne parla più, ok? Ora, questo sentiero va tutto dritto. Ok, arrivi qua. E poi qua scendi, diciamo, un altro sentiero che vada verso il porto. Poi qua partirà un altro sentiero invece che va sempre verso il porto, giusto? Oppure no? Perché io avevo un'altra idea, ovvero di fare, diciamo, l'ingresso retro qua del, del magazzino collegato direttamente con la miniera. Che però sta di là e passa. Cioè tipo da farlo passare sotto Per cui anche sta montagna In realtà io qua poi cavavo E andavo giù sotto la montagna Passavo sotto e andavo direttamente là Per cui eh, penso che a questo punto lo possiamo lasciare così Iniziamo a pensare a come fare Il, il pezzo qua il, il porto diciamo Naturalmente io mi sono portato un po' avanti E ho recuperato della legna Non c'ho più la legna Cacchio è finita la legna. Però adesso che ci penso, forse mi serve la legna scura. Io voglio la legna scura. Voglio costruire, diciamo, voglio costruire una base. Prima di tutto. Una base che poi andrà a, a, a collegarsi con eh, la nave, la nave che sta attraccata al porto. Per cui sì, penso che prima cercheremo di prendere un po' di legna nera, un po' di legna scura. Eccomi, non è assolutamente passata un'ora dall'ultima volta, no assolutamente. Come vedete ho preso un sacco di legna, legna, legno, un sacco di legna, un sacco di Ho preso il legno di Quercia Scura, tanto legno. Questo perché voglio farlo con queste assi, dato che mi sembrano molto adatte, perché mi danno quell'idea di legno un po' imbevuto anche d'acqua. Dato che comunque dovrà stare a mollo nel, 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 nel mare qua. Allora... Che tipo di porto voglio fare? Un porto molto semplice, sarà uno di quei porti normalissimi che vanno verso il, il largo, una specie di ponte che va verso il largo e poi ovviamente ai lati ci mettiamo qualche barca. Adesso non so al lato di qua cosa ci possiamo mettere, se devo tirare giù completamente quell'isola, non lo so. Lo facciamo largo 3, quindi Andiamo qua al quarto. Naturalmente qua. Eh, questi qua sono i pali, diciamo le palafitte che tengono su tutto il ponte. Per cui le facciamo toccare fino in fondo. Per questo ho preso un sacco di legna. Non so quanto farlo lontano. Non credo che lo faremo molto lontano. Però non lo voglio neanche fare qua a riva. Già che ci siamo penso che possiamo farlo ancora più alto. Perché vorrei fare una specie di scalino qua. Allora, poi andiamo a prendere la crafting perché... Dobbiamo fare degli slab E se un giorno riuscissi a mettere anche quello sarei anche più contento Allora quanti ne abbiamo lasciati qua? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quindi dal settimo mettiamo il legno Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Al settimo mettiamo il legno Che va esattamente qua come vi ho già detto, ci serve un sacco di legno perché questa cosa deve essere reale. Comunque, alla fine, non è che non posso fare delle palafitte che restano a appenzoloni nell'acqua che, che, che tengono su come fanno a tenere sul ponte. Ci possiamo fermare? No? Cioè, fermare? Aspetta, andiamo avanti. Però, qua lasciamo lo spazio, quindi non mettiamo le assi a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Possiamo fare 13. Perché poi qua in mezzo ci, ci andrà ovviamente il ponticello che ci collega alla nave. Allora, questa è l'ultima. In realtà, se volevamo fare proprio una cosa fatta bene, non potevamo neanche metterli sulla sabbia o sulla, sulla ghiaia. Teoricamente. Cioè, io adesso non sono un ingegnere e tutto. Però non credo che sulla ghiaia abbia molta stabilità. Penso che sotto ci facciano un fondale tipo con del cemento. Non ho idea. Se qualcuno di voi ha studiato navologia, me lo dica e mi scriva. Ho studiato una vologia. Allora, ci servono molte slab. Facciamo to, un treno di slab. E dato che le voglio anche un po' sospese, poi forse alzeremo ancora di più quel robo. Già che ci sono. Andiamo su così. E poi, in teoria, volevo salire di uno. è. Facciamo una roba del genere. Andiamo anche esterni. In... Oh, sì, dai, va bene. In modo che sembri comunque incorporato. Poi magari ci mettiamo. Giustamente, è vero, non ci ho pensato. Ci dobbiamo mettere anche le barriere. Se no c'è la gente che vuole in acqua. Fè... Non è una bella fine. Dovete sapere che io vicino a casa qua ho il mare. E quindi ho diciamo un porto anche d'attracco. attracco per delle navi. Ciao, blocchetto. Per cui mi sto un po' ispirando a quello che ho vicino a casa. Oddio, adesso non è così bello come lo sto facendo io adesso. Però, dai. Ok, qua chiudiamo il tutto. Stavo pensando se farci. Qua è un blocco intero. In modo che comunque chiuda il porto. Perché sennò la gente ci vola davvero in acqua. E direi che ci siamo, toh, qua possiamo fare una cosa del genere? Con tipo una mezza vista? O direttamente così? Ok, questo qua sarà il nostro pezzo di porto per il momento poi ci metteremo le, le fence la prossima volta, quando di sicuro avrò del legno da mettere, lo andiamo a, cercare adesso. andiamo a cercare adesso ho detto che faccio il porto, faccio il porto ok rieccoci, allora abbiamo detto legno di quercia scura, no legno di abete ok non ne ho fatto neanche così tanto come pensavo, però come vedete già ha una tonalità un po' più chiara rispetto a questo qua scuro perché facciamo un po' di batecchi Con sto legno che tanto non ci serve niente E poi voglio farci Noi cancelletti quindi vanno messi al contrario Voglio farci delle staccionate Tante staccionate perché dobbiamo metterle per tutto il ponte Non mi piace per niente Appesa così al nulla Anche perché poi infatti qua viene Stesa normale poi qua viene di nuovo Appesa altrimenti proverei ad alzare Tutto di uno anzi di due Del tipo che qua finiremmo così Però poi si alzerebbe troppo il ponte Beh però la nave è alta eh. Ah, facciamo come al solito demolisci tutto e rifai e voilà ci siamo manca da metterci eh, in realtà non so se metterci le torce o no cioè torce di sicuro no perché non mi piacciono le torce metterò al massimo della glowstone però eh, molti porti soprattutto quello che c'è vicino a me un porticino piccolino il porto vicino a casa mia non ha torce ora volevo fare delle aggiunte con gli scalini. porca vacca. Ma ti ho sentito, ma mi stavo grattando la schiena un attimo, quindi non è che potevo far molto. Maledetto, mi spacco tutto. Li ammazzo. Uno dietro l'altro, faccio una strage. Faccio una strage. Non è possibile. Dove cacchio siete che vi nascondete? Dove è Non è possibile! Da dove sono usciti? Dall'acqua sono usciti quei cosi. Non c'è più neanche la, la crafting table, me l'ha rubata. Voglio mettere. Questi. Eh, questi cosi, questi gradini al contrario, in modo da farci una specie di, di. arco, di arcata questo sotto tutto il ponte. E via. Una cosa del genere. Oh, a me piace. Ok, avevo detto che non avrei messo delle lanterne, però. Sì. Comunque, questo qua, ragazzi, è il porto. Ho finito. Non escludo che in futuro probabilmente possa venire modificato un pelo, magari se, non, se vedo che non ci stanno come dimensioni, magari lo allargo. eh Se può essere che lo sposto ancora più in là, lo faccio diventare ancora più lungo. Può essere però, per il momento questo è tutto. Vi ripeto: la prossima volta vorrei fare una farm di Enderman. Per cui se avete qualche design particolare, magari costruisci qualcosa attorno. E robe così. Scrivete pure, altrimenti la faccio in un modo mio, come, come potrebbe piacermi. Mentre più avanti andremo a costruire la nave che andrà attaccata al porto. Sarà una nave particolare che probabilmente molti di voi hanno già capito. E ci impiegherò anche un po' a farla, per cui mi servono magari dei materiali prima da, da trovare. In ogni caso, io ragazzi termino qua l'episodio. Noi ci vediamo alla prossima parte, sempre su Minecraft. guarda dall'anno il tutto. Ciao a tutti.